Ma poi non concretizza la foto, ecco qua, siete in questo momento, siete tutti... Aspetta, sono in sette. Ah, questa non è una foto, this is a movie. Ok. Tu sei in mezzo ai russi, datemi un sacco di botte! Dobbiamo organizzare la dai, parla, parla. Parlate liberamente. Tomorrow is your being in the net. Everything will be put in the net. Peccato che non ci vede niente. Integralmente, Paolo. Ah, però figa di sinistra. Ti aspetto fuori, dice. Chi intervista? Chiuda fuori. Paolo. Posso chiudere? No, non sono grasso, faccio per me. Eccolo qua. Cosa la mette sul web? Mettiamo tutto su web. www.na.in. È finita l'acqua? Io ho bisogno della bollitura. Vediamo se così si vede meglio. Ragazzi, stiamo parlando di astronomia qua dopo la partita di calcio, ma qua ci abbiamo, diciamo, oltre a un grandissimo gamma astronomo, soprattutto un grandissimo gastronomo, dice lui, soprattutto una grande alla destra. Vi presento il collega di Girolamo, veramente un mostro. Sono mostro di cosa? Mostro di cosa? No, ma non è, questo non è uno scherzo, è. Questo non è uno scherzo, è veramente un grandissimo giocatore di pallone. Che non esiste proprio, veramente. Io avrà il mio voto in tutte le elezioni, tutte le cariche. Solo che già gioca per te. Troppo bene a fare. Possiamo aprire? Fai vedere. Sono tutti qua. Vai, vai. Ma perché non uscite? Gino, puoi aprire. Oh, entra. Sta per aprire. Si entra. Una ripresa a me con la cravatta. Con la cravatta apposta perché è la partita di Natale. Bravo. Per Cazzimma. Per... ripresa a Maria pure. Certamente, la prima. Ma Maria l'hai fatta entrare. Marina! Sono tutti vestiti. Ah, tutti vestiti. Aspetta un momento. Questo prendo, Oh, yeah. Applauso. Ci vuole più gente qua, venite. Però devi un poco... No, siamo pronti? Vai Gino! Vai che la fai di testa, di testa! Vai Mastro, para! Vado? Non parlerò mai! Via la telecamera di Mastro! Vado. E uno, e due, tre! Sono entrato di testa! Mi sposo io! Faccio una ripresa bene allora in Gino! Ci siamo sempre venuti bene, già fin dal 1998! Mamma mia, che impressione! Anche prima no, prima ci odiavamo! Ma no! Sì, Larry, come sei bello! Io ho un bicchiere anche per me! No, no, te ti fa male! Carloncino! Aspettiamo, aspettate! Senza piccire, a me nessuno mi riprende, mi riprendo da solo. Aspetta, Lori. Poi dicono che fa gli incidenti dopo alcol quando si guida. Ragazzi, il tasto. Allora, ragazzi, basta. Serciolino, eccolo qua, trattiamolo vero artigiano. Io Sergio Gianluca manca. Faccio osservare una cosa, che Sergio Lino gioca sempre, gioca con lo stesso cappellino, gioca, adesso sta così, si è fatto anche la doccia, sempre lo stesso. Odora. Questo è il mondo. Davanti a noi abbiamo tutto un mondo. Eccolo qua, ecco io. Grazie. I capelli Gianluca. Aspetta, il tappo, inquadra il tappo per augurio. Cin cin, ecco finito. Il tappo per augurio, Rondi, eccolo là. Mastro, tu aspetta, Mastro. Okay. No, Mastro. Io ancora l'ho avuto. Ecco il Mastro. Un attimo. Col bicchiere. Ragazzi, alla russa, dopo il bicchiere si schianta contro il muro. Vai. Stiamo prendendo il filmino. Bene, adesso riprendici a tutti quanti altri. Allora, se lo riprendo, aspetta, vai. Che lunedì. Vai, li riprendo allora, forza. Ragazzi, Cicino, auguri. Anche a quelli che sono incazzati stasera. ma quello è il Natale. A quelli che rompono le palle. Anch'io, lo so, sono contro le rompono le palle. Io do consigli utili. A quelli che consigliano. A quelli che... Grandissimi, vai, grande squadra di pallone. Al Pampa, dai, ai Paoli. Allora, questo del giovedì.
che mancava. Ragazzi, scusate, Tristano Girolamo, grande giocatore di pallone. Vorrei fare i complimenti a Benedetto De Torre, perché come collaboratore si comunque Benedetto, grande, bravissimo, un grande giocatore. Sarà pure bravo come ricercatore, ma come giocatore di pallone fa paura veramente. È bravissimo. Grande Benedetto. Ciao. Sta per fare gol, posso? Vai, vai, vai. Zacca. Il campo. Benedetto, comunque Roma-Napoli 4-4, Benedetto 4-4 Roma-Napoli, al ritorno deve venire a Napoli, Benedetto, vai. Un'intervista al Pampa l'hai fatta? Intervista a lei, ha parlato solo lui praticamente. Al Pampa. Aspetta. Io penso che chi non vuole giocare nella nostra squadra di dipartimento è meglio che vada via, perché chi invece deve fare panchina deve fare seriamente panchina. Ecco il figlio. Vergogna! Peccato il professore.